L'energia è un'energia molto bella, come si percepisce dal pubblico e dallo stereo. Quindi è stato proprio emozionante scendere lì, fare le nostre giravolte, cantare le nostre note, suonare le nostre cose. È stato veramente bello. La prima cosa che è bello per me quando è uscito fuori in questo nome, che poi vincitori assoluti, migliori del primo, eccetera, sono fatti eccetera di te. Sì, eravamo già contentissimi intanto di essere qui tra i vincitori, poi da ieri sera già due premi, eravamo ancora più felici. Stasera il terzo premio, vabbè, poi non so, premio finale. Ma non ce l'aspettavamo, quindi è stato veramente. È stato bello, molto bello. E adesso nel senso mettere insieme musica popolare, canzone d'autore, questa è già la strada che avete comunque iniziato, no? E adesso questa strada che idea di sé che fa? Diciamo che abbiamo intenzione di assaporare tutte le sfumature di quello che un po' Santa Marea è stato per noi. C'è tanta carne al fuoco, adesso dobbiamo cercare di creare questo flusso che abbia una coerenza anche. Quindi sicuramente tutto questo contesto e quello che Santa Marea è diventato nel corso di Musicultura ci porterà sicuramente in un luogo più riconoscibile adesso. Sì, assolutamente. Questo è da domani, questa sera però. È stato un bel grido di gioia e di liberazione. Sì, un gran sollievo. Sì, un gran sollievo, una grande festa. Sì, è stata una gran bellissima esperienza, ci ha formati e ci ha fatto crescere, ha fatto conoscere tanto altra musica e ragazzi che fanno il nostro stesso lavoro. Quindi non vediamo l'ora di festeggiare con loro e continuare. Tra l'altro, se possiamo aggiungere qualcosa, tu volevi dedicare il premio a Sì, io volevo dedicare questo premio al nonno. Il nonno che è scomparso un paio di mesi fa, è stato il nostro primo sostenitore. Lui è stato quello che ci ha iniziato la musica. E quindi lo vogliamo dedicare a lui, so che è felicissimo perché ha sempre voluto vederci su questi palchi e quindi sono sicuro che è felice, noi lo sentiamo, lo percepiamo. Tu, sorella acquisita di questi fratelli? Sì, sono contentissima perché io ho solo una sorella, quindi ne ho trovati tre in un colpo solo e poi ci conosciamo appunto da una vita, ieri ho fatto il compleanno, c'è una serie di emozioni, mi hanno portato qua e io forse non potevo ricevere cosa più bella di questa, anche perché come diceva Michele comunque siamo cresciuti tantissimo durante tutto il percorso di Musicultura, abbiamo conosciuto tante persone e veramente già essere tra gli otto era una vincita perché è un'esperienza che ti forma, noi siamo maturati tantissimo, abbiamo assunto tanta più consapevolezza che era quella che forse ci mancava un po' di grazie e ci sei servito, quindi contentissimo veramente, grazie a tutti. Bravi allora, grazie. 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 4 premi su 5. Ragazzi, 4 premi su 5, che cosa è diventato Santa Marea? Santa Marea è diventato qualcosa di questo più grande di quello che ci eravamo immaginati all'inizio. È nato come qualcosa, se vogliamo, di privato, nel piccolo studio di registrazione di Roberto Cammarata, che è il nostro produttore, a Palermo, uno studio piccolissimo, e adesso è diventato una vittoria Musicultura, che per noi significa veramente motivo d'orgoglio. Che tipo di sensazione avete trovato qui a Macerata? Allora, se posso, Macerata mi è sembrato un luogo attento alla musica, attento alle forme non convenzionali anche di musica. Abbiamo visto molta attenzione nell'ascolto delle canzoni e questo ci ha fatto molto piacere. 3 fratelli e una sorella acquisita, sì. Cosa significa per te? Significa sicuramente far parte di questa bella famiglia.